di un libro per ragazzi, ma in realtà la fabbrica dei materiali è l'impianto del futuro per ricavare nuova materia prima dai rifiuti. È quanto di più tecnologicamente avanzato esiste in questo settore. Un sistema che riduce al minimo il ricorso a discariche e termovalorizzatori e contestualmente riporta in vita tutto ciò che finora è stato gettato. Il progetto è di Lazio Ambiente, che intende realizzarlo a Colleferro, proprio nelle vicinanze della discarica chiusa a gennaio. Un impianto nel quale arriveranno rifiuti trattati in precedenza dai TMB e la componente recuperabile verrà portata in questo impianto per essere recuperata. Secondo il progetto, per ogni 1000 tonnellate di rifiuti che vengono conferiti all'impianto, solo 100, quindi il 10% di queste, sarebbero destinate all'interramento, una drastica riduzione rispetto ad ora. Non soltanto vi sarà una riduzione in termini di quantità, perché oggi quelle stesse 1000 tonnellate che noi prevediamo di trattare a Colleferro e che daranno come esito una percentuale inferiore al 10% dei rifiuti da smaltire, quelle stesse 1000 tonnellate, se oggi vengono consegnate ai TMB di Roma, il risultato è che 800 sono da interrare e 200 da portare a combustione. I rifiuti destinati all'impianto sono quelli già trattati dal TMB. All'arrivo verrà immediatamente separato tutto ciò che può essere riciclato, come cartone, alluminio, vetro. Tutto il resto finirà nelle biocelle, dove decomponendosi libererà biogas, che sarà poi trasformato in metano per trasporto o uso civile. La parte fisica del rifiuto invece diventerà un fango inerte che potrà essere utilizzato come riempimento di cave o copertore di discariche. Un altro aspetto che Lazio Ambiente ha curato è che le lavorazioni dei rifiuti avvengono tutte a freddo. Non ci saranno trattamenti termici, non ci saranno emissioni in atmosfera e tutto il materiale che verrà recuperato potrà essere ceduto sul mercato appunto con valori positivi. Analizzando costi e investimenti per realizzare la fabbrica dei materiali, sarebbe necessario un finanziamento di 50 milioni di euro che rientrerebbero in non più di 6 o 7 anni. Il progetto è già pronto per la realizzazione, c'è ancora qualche passaggio amministrativo con Colleferro per avere l'ok definitivo. Ma se dovesse persistere ancora qualche perplessità sull'impianto, c'è un aspetto che dovrebbe abbattere le ultime resistenze. Mancando le emissioni in atmosfera, mancando il rilascio dei percolati nel suolo, avremo delle lavorazioni salubri che non avranno un impatto ambientale così come lo hanno invece le discariche piuttosto che gli inceneritori.